È un privilegio stare qui, mi spiace che non c'è Marco, spero di vederlo la prossima volta, Janet, ma vorrei ricordarvi che noi settimanalmente preghiamo per voi, preghiamo anche per tutte le chiese. Il corpo di Cristo è uno solo, dunque ringraziamo il Signore per questo e siete anche, come abbiamo detto, sia nei nostri pensieri e nostre preghiere. Ora, vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina nel libro di Primo Re, che è capitolo 17, libro di Primo Re, capitolo 17. E, diciamo, tanto di questo materiale che ho studiato, l'ho preso da un bellissimo commentario di Pink, non so se qualcuno legge l'inglese, ma un bellissimo commentario che consiglio altamente. E anche degli insegnamenti di un grandissimo pastore che si chiama David Postman. E vorrei condividere, ho avuto il cuore di condividere queste cose con voi e vogliamo prima di tutto pregare che il Signore guidi la predicazione della sua parola e accogliere la parola del Signore affinché la parola ci trasformi sempre più nell'immagine del suo figlio. Dunque vogliamo chinare le nostre teste e pregare il Signore. Signore, vogliamo ringraziarti per il privilegio di poter ascoltare la tua rivelazione e Signore, a te sia la gloria in tutto questo. Permetti, Signore, che lo Spirito Santo tocchi i nostri cuori e aiutami, Signore, a non dire una parola di troppo. E a te, Signore, tu sia lodato in tutto questo. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, vogliamo leggere la parola del Signore? E avete una parola che lo leggo io, capitolo 17. Capitolo 17. Sì. Da prima? Sì, dal primo versetto. Vorrei leggere il capitolo. Quando volete posso. Capitolo, scusami, ma lo vuoi vedere? Primo Re 17. Ecco, proprio qui, bravo. Ok, ci siamo? Ok, ascoltiamo con attenzione la parola del Signore, ok? Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qui a qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti daranno da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portarono del pane e della carne la mattina e del pane e della carne alla sera e beveva al torrente. Ma di là qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Saretta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Saretta. E quando giunse alla porta della città, c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' di acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: come è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' di olio in un vasetto. Ed ecco,
sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a far come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portala, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele: la farina del vaso non si esaurirà e l'olio del vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca di Elia. Dopo queste cose, il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò. E la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul letto. Poi invocò il nome del Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio. Si distese quindi 3 volte sul bambino e invocò il nome del Signore e disse: Signore mio Dio, ti prego, torni la vita di questo bambino in lui. Il Signore esaudì la voce di Elia. La vita del bambino tornò in lui ed egli disse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa e lo restituì a sua madre dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Amen. Che la parola del Signore sia benedetta. Nel maggio del 1953, una squadra di britannici, di scalatori britannici, ebbero la loro ultima opportunità di essere i primi uomini a conquistare la vetta del monte più alto del mondo, che è il monte Everest. C'erano altre nazioni che stavano in questa corsa per essere i primi, era la loro ultima opportunità. E questa squadra britannica mandò prima un gruppo di 2 uomini per provarci e non ci riuscirono. Poi, in un secondo tempo, mandarono altri 2 uomini e questi 2 uomini arrivarono a pochi centinaia di metri dalla vetta. Purtroppo non ci riuscirono. E infine mandarono le loro terze scelte, che era un neozelandese che si chiamava Edmund Hillary, con il suo portatore che si chiamava Norge, e questi ultimi riuscirono a arrivare in vetta e Hillary piantò la bandiera britannica sulla vetta dell'Everest e Norge, il portatore, seppellì le dolci per i dèi, per i suoi dèi. E questo era un momento grande per la Gran Bretagna, ma anche per loro, ma anche per l'uomo, perché l'uomo era arrivato al punto più alto della Terra, vicino all'Everest. E ci sono varie ragioni per quale questa terza scelta di uomini riuscì ad arrivare a fare quello che gli altri non potevano fare prima. E probabilmente, diciamo, la segreto della vittoria è che era Edmund Hillary, era neozelandese e lui era abituato a scalare i monti della Nuova Zelanda, che sono altissimi, e le caratteristiche dei monti della Nuova Zelanda è che sono simili all'Himalaya. Infatti li chiamano le piccole Himalaya, sono ghiacciai, mentre altri scalatori britannici del mondo erano abituati a scalare le Alpi, che erano più rocciose. Più aveva un aiuto accanto a lui,
che era un esperto sherpa, portatore, che aveva tanta esperienza nelle montagne. Dunque, questi due eroi erano stati preparati nella provvidenza di Dio a scalare, a vincere e arrivare a questo punto. Nella lettura di oggi che abbiamo fatto, vediamo che il profeta Elia dovette anche lui essere preparato da Dio per scalare non il monte Everest, ma il monte Carmelo, che leggeremo più in là. Monte Carmelo era un episodio tremendo, perché lì su quel monte Elia mostrò ai falsi profeti di Baal, al malvagio re Acab, alle persone che le odiavano, che Dio di Israele era il vero Dio. E successero delle cose tremende quando Dio accettò l'offerta di Elia, quando Dio mandò un fuoco così potentissimo proprio sul sacrificio che aveva offerto Dio, mentre non accettò i sacrifici dei falsi profeti che si tagliavano, che gridavano, che facevano di tutto per ore e ore e ore, e Elia si beffava di loro. Però prima che Elia potesse avere questa vittoria, ci dovette essere un periodo della sua vita che lui dovette essere preparato da Dio. Chi era Elia? Chi era questo profeta? Probabilmente è il più grande profeta dell'Antico Testamento. Leggiamo di lui, per esempio, nel Vangelo di Luca, quando ci fu la trasfigurazione di Gesù. Cos'era successo? Era apparso Elia e Mosè che parlavano con Gesù. Quando i discepoli di Gesù chiesero a Gesù riguardo Giovanni Battista, quando Gesù disse ai suoi discepoli: gente, chi dici che io sia? I profeti e i discepoli dissero: alcuni dicono che tu sei Giovanni o Elia o Geremia, un altro dei profeti. Elia era, per esempio, un tipo di Giovanni Battista. Giovanni Battista e Elia erano simili in tante cose, erano tutti uomini, chiamiamoli selvatici, super macho, no? Erano vestiti di pelo, di cammello o di animali, erano coraggiosi, possiamo dire che erano due uomini senza peli sulla lingua, perché chi c'era c'era, quello che dovevano dire lo dicevano, ai capi religiosi, ai capi delle autorità del governo corrotti, loro dicevano esattamente le cose come stavano. E quello che sappiamo dalla scrittura è che Elia non morì, ma fu elevato in cielo. Ma dobbiamo stare molto attenti a non fare dei dei di questi personaggi, sia Elia o anche altri santi biblici, perché erano uomini come noi, avevano le loro debolezze e avevano i loro pregi. Non erano come gli eroi di Marvel o gli X-Men, non erano così, avevano i loro problemi. Elia, per esempio, era un tipo impaziente, andava in depressione, aveva le sue tentazioni, aveva i suoi peccati. Non sappiamo molto del suo passato, però già dal versetto 1 che abbiamo letto nel capitolo 17 dice: Elia il Tisbita, o il Tisbita. Già dal nome Elia possiamo dedurre che lui veniva da una famiglia del popolo di Dio. Elia, El che vuol dire Dio di Israele è il mio Dio. Dunque lui non faceva parte di un popolo pagano, ma Dio da un popolo di Dio. E senza dubbio lui conosceva il Vecchio Testamento, i primi libri della parola di Dio. Lui viene descritto come il Tisbita perché lui proveniva da una generazione di un popolo
che si spostava con i greggi, i loro greggi, in terre dure. Veniva da un popolo nomade, un popolo che sapeva adattarsi nelle circostanze difficili della vita, della terra. Non è che avevano carte di credito o SMS, questa è gente che riusciva a creare da niente con quello che trovavano nel loro ambiente. Dunque erano persone dure, persone forti. Veniva da Galad, come dice la parola nel versetto 1, era una regione selvatica, possiamo paragonarla a come l'interno della Sardegna, che è rocciosa, montagnosa. Dunque lui già veniva, diciamo, tosto, veniva forte, era un tipo duro. Ma non è per caso che era così. La prima volta che vediamo Elia entrare in scena, lo vediamo proprio in questo primo versetto. Questo primo versetto ci dice tanto. Lui appare in scena come un attore che arriva in mezzo a una trama e poi dopo sparisce e non lo vediamo più per 3 anni. Lui entra in questo ricco palazzo di un re malvagio che si chiamava Acab e fa una dichiarazione. E lui dice: come è vero che vive il Signore Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. E poi sparisce dalla scena. Va via. Il re non lo vide per altri anni. Dunque, in questo poco tempo, porta questo messaggio da parte di Dio e Dio gli dice: Elia, vai e vai a nasconderti presso questo ruscello che abbiamo letto prima. Vorrei ricordarvi un attimo anche il contesto storico. Il popolo di Dio, Israele, aveva abbandonato la legge di Dio, si erano allontanati da Dio. Il popolo peccava contro Dio liberamente, senza vergogna. L'idolatria e il culto di Baal erano diventate la religione di Stato e era uno dei periodi più corrotti della storia di Israele, periodi più brutti, bui di Israele. E arrivò il momento che Dio disse basta, e ecco dove arrivò Elia nella scena. Dunque, senza parole, Elia arriva nel palazzo e dichiara ciò che doveva dichiarare. Poi Dio gli disse: va, è questo ruscello, e qui inizia una seconda scuola per Elia. La scuola cioè che Elia doveva a imparare totalmente dipendere da Dio, sia materialmente, mentalmente e spiritualmente. Dio portò Elia in questa parte della sua vita, questa fase della sua vita, per prepararlo, come voleva dire Emelaia, e portarlo a Carmelo. Elia non sapeva ancora di questo che sarebbe successo, ma c'era una preparazione in atto. Beh, come è iniziata questa preparazione di dipendenza da Dio totalmente materialmente? Beh, Dio mandò dei corvi che gli portarono pane e carne, una dieta bilanciata, miracolosamente. Non era una volta sola, non erano 2 volte, ma per un lungo periodo di tempo Elia imparò a dipendere alla provvidenza di Dio per i suoi beni fondamentali, necessari. E questo è difficile a volte per noi, no? Quante volte noi veniamo presi da questi paure, dice, come provvederà, come pagherò le tasse, come riuscirò a pagare le tasse, come manderò i miei figli a scuola, come pagheremo un mutuo, no? Come vestiremo i nostri figli, no? Però ricordiamoci una cosa: se il Dio di Elia è il tuo Dio,
Dio provvederà e ci insegna a dipendere da Lui materialmente. Noi leggiamo nel libro di Filippesi, capitolo 4, che la parola del Signore ci dice, versetto 6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace del Signore, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Dunque il Signore dice, non dobbiamo stare in ansia per quello che mangeremo, quello che beveremo. Dio è capace e grande di provvedere in un modo miracoloso, anche noi conosciuti quando non troviamo delle vie. Dunque dovete imparare a dipendere da Dio materialmente. Però una piccola parentesi, vedi, questa benedizione quando iniziò? Quando Elia fu ubbidì a Dio. Perché quando Dio gli disse vai lì, lui prese e andò dove Dio lo aveva mandato. Perché quando Dio ti manda da una parte, puoi restare sicuro che ci sono delle benedizioni dove Dio ti manda. E la cosa peggiore è forse se ci troviamo in un posto dove Dio non ci vuole, o in un ruolo che non ci aspetta. Non possiamo aspettarci benedizioni da Dio quando non è o non stiamo nel luogo dove Dio ci vuole. Dopo tempo quel ruscello si prosciugò e Dio di nuovo gli disse vai, adesso te ne vai in questo paese e in questo paese incontrerai una donna. C'era stato un incontro già preparato in anticipo da Dio per questo incontro particolare. Niente è per caso. I nostri incontri con tuo marito, come è nato, abbiamo parlato prima del bambino, incontri con delle persone, eventi della vita, sono tutti sotto il governo di Dio. E lui aveva preparato questo incontro con questa vedova. E questa vedova non lo sapeva che era stata inclusa in questo progetto così speciale, no? E Elia va e vede questa vedova, entra e gli chiese dell'acqua. Poi gli dice, aspetta, fammi pure un po' di pane, per favore, che ho fame. Ma la vedova gli dice, guarda, a me è rimasto solo veramente un pugno di farina e un pochettino d'olio. Io sto raccogliendo dei bastoni qui, accendo questo fuoco, lo sai che succede? Siamo fritti, siamo morti, è finita qui. Però lei che cosa fa? Avendo uno spirito generoso, cosa fa? Dice, guarda, facciamolo, no? Anzi, non solo, le diede prima all'uomo di Dio. E questo ci insegna un'altra cosa, che quando noi mettiamo Dio per prima con i nostri beni, le nostre primizie, ci sono benedizioni. E quella donna fu benedetta. Perché? Perché quell'olio e quella farina che aveva messa da parte non finiva mai. E non finì mai finché incominciò a piovere. Ma questo era dopo tanto, tanto tempo. Perché questo è il nostro Dio. Questo è il Dio dell'Elia. Questo è il mio Dio. Questo è il nostro Dio. È questo che noi ci dà riposo, ci dà sicurezza. Perché non devo terrorizzarmi dalle circostanze, non devo terrorizzarmi dalla mancanza di cose, incluso persone, era una vedova. Allora, però questa lezione, lei l'ho presa dentro casa, ma qui inizia una seconda lezione per Elia, che lui dovette imparare a dipendere da Dio mentalmente. Prima era materialmente, adesso era mentalmente. Perché piano piano il suo orgoglio incomincia a doveva essere distrutto. Perché noi non ci rendiamo conto dove stava lì. Elia si trovava nel paese della moglie del re Acab, Jezebel, che lo stava cercando perché lo voleva far fuori. Lei aveva già ucciso i profeti di Baal e stava cercando proprio lui. Ma Dio dove l'aveva nascosto? L'ha nascosto proprio in casa, nel paese della regina. Lei non pensava, che dice questo dovrebbe stare a casa mia, dai, sarebbe nelle montagne, in un'altra città. Invece Dio si beffava di questa regina, nascondendo proprio il profeta in casa proprio.
nel paese suo. Ma non solo, questo era uno stress per Elia, però Elia stava in casa di una vedova. Una vedova doveva provvedere per lui. E questo era un insulto al suo orgoglio, perché era prima di tutto un uomo. E biblicamente un uomo non deve essere mantenuto da una donna, è l'uomo che dovrebbe provvedere alla donna. E lui si faceva mantenere da una donna. Ma non solo una donna, era una vedova. E guai che si approfittava di una vedova. Dunque immaginate questo uomo che conosceva queste parole del Signore e si trovava in quella circostanza. Ma non solo era una vedova, aveva un figlio che non poteva lavorare. Ecco, Elia, bello, grosso, forte, che poteva lavorare eppure non lavorava. Era povera, era una donna povera. E non solo, infine, era una donna pagana. Lei non apparteneva al popolo di Dio, lei faceva parte del mondo pagano. E un ebreo non entrava mai in una casa pagana, perché erano separati. Dunque possiamo immaginarci che stress psicologico ebbe Elia in questo periodo. Dunque abbiamo visto materialmente, mentalmente. E ora, diciamo, quando piove sul bagnato, che cosa succede? Beh, il Signore insegnò Elia a dipendere da lui spiritualmente. E come? Beh, ci fu una disgrazia in quella casa. Quel figlio, unico figlio che ebbe, quel figlio che sarebbe stata la sua pensione, morì. E cosa fece questa donna? Se la prese con Elia. No, tu perché mi hai fatto questo? Da quando sei tu venuto in casa qui? Guarda che cosa è successo, no? Guarda, Elia si trovava lì non sapendo che fare, perché questa era totalmente fuori le sue mani. Era fuori il suo controllo. Non poteva fare nulla, era una cosa impossibile. E cosa fa? Prende il problema, prende quel bambino, lo porta di sopra, si sdrae sul bambino, invoca Dio tre volte. E per la misericordia e grazie di Dio quel bambino riprende vita. E questo ci serve da lezione. Quando noi ci troviamo davanti a cose impossibili, non solo cose tue, ma forse qualcuno viene da te e ti dice: guarda, io sto in una situazione che veramente non so che fare, sto in una situazione così brutta e impossibile, inutile fare scuola di teologia, inutile prendere la Bibbia, inutile a dare un'opinione su quello che tu pensi perché Dio sta facendo. No, devi portare quel problema impossibile, quel problema spirituale a Dio. E Dio fece una grazia. E qui dove Elia acquistò questa forza spirituale, che era una preparazione per trovarsi davanti a quei profeti, quei falsi profeti. Lui era un uomo comune come noi. Non c'era niente di speciale, era un uomo con fede in un grande Dio. E questo è mia preghiera per tutti noi, che possiamo avere questa fede in questo grande Dio. Questo grande Dio che è capace di ogni cosa e non c'è niente fuori la sua giurisdizione, il suo controllo. Ecco dove lui prese questa forza per confrontare questi falsi profeti. Questi profeti che infine lui li uccise, 450 profeti che invocavano Dio, il loro falso Dio, per far scendere il fuoco sull'altare, ma non funzionò. E lì rideva di loro, rideva, si beffava di loro. Ma tu puoi arrivare a quel punto quando conosci Dio in verità, e lo puoi fare solo attraverso Gesù Cristo. Non ci sono altre vie. Consideriamo che per grazia di Dio ognuno qui può essere e è usato come uno strumento sacro per il Signore.
proprio nel luogo dove ti chiama. Dio ti ha preparato culturalmente, ambientalmente, per stare qui. Se non ti chiede di andare via da qualche altra parte, però ti è dato già equipaggiato, già con tutto ciò che ti serve. Se Dio ti dice va, tu vai. Dove andiamo? Beh, forse Dio ti chiama a condividere, forse con un amico o con un gruppo o in una situazione, dichiarare l'idolatria, sia religiosa e quella che promuove il mondo, che rubano Dio della sua gloria. Dio ci prepara per confrontare queste cose intorno a noi. Dio ci prepara per combattere il falso buonismo che c'è nel mondo religioso, per dire: guarda, il buonismo senza il vero Evangelo è nulla, perché solo l'Evangelo, la conversione delle persone, dei popoli, può cambiare una società. Abbiamo fede, abbiamo il coraggio di dichiarare queste cose al mondo intorno a noi? Abbiamo il coraggio di denunciare al mondo che convivere non è una cosa biblica, che non è buona, che il divorzio non è buono, è contrario alla volontà di Dio. La fornicazione che il televisore promuove è contrario, l'omosessualità è contrario alla volontà di Dio. Ma Dio ci prepara per questo. La forza non viene da noi, viene da Dio. E Dio usa strumenti che sono disposti a dire: Signore, prepara, qualunque cosa costa. Noi non dobbiamo essere un Elia, sono pochi quelli, ma tu puoi essere il tuo piccolo Elia qui. E Dio cerca questo, piccoli Elia che vanno e ubbidiscono alla chiamata del Signore e fanno il loro dovere con forza e coraggio. Ci vogliono oggi degli Elia. Però, di nuovo, per essere usato come strumento, in questo modo, questo strumento divino, devi accogliere il dono della salvezza di Dio. Devi ricevere questo dono solo in Cristo per fuggire l'ira di Dio e fuggire l'inferno. Il messaggio della buona notizia, la buona novella, l'Evangelo, è lo stesso fin dalla Genesi fino a che Gesù ritorna. Pentiti dei tuoi peccati. Credi nel Messia, il Salvatore, che Dio ha provveduto, l'agnello di Dio, per la salvezza della tua anima. E chi crede in lui non rimarrà deluso. Dunque ci deve essere questa conversione che ti trasforma, che Dio ti trasforma e ti porta a aprire la parola di Dio e desiderare di essere un piccolo Elia, non per te stesso, ma per gratitudine verso quello che Dio ha fatto per te in Cristo. Ti ha salvato dalla sua ira, dall'inferno, e nulla che l'uomo si possa creare in questo mondo religioso, riti, buone opere, possa sostituire, anzi è peggio, ti porterà sempre peggio a quelle situazioni, perché confidi in quelle cose e non confidi in ciò che Dio dichiara. Dio preparò Elia per il suo ministero, rendendolo totalmente dipendente, sia materialmente, mentalmente e spiritualmente da lui. E Dio preparerà anche te, attraverso la tua piccola Himalaya spirituale, tuo Himalaya miniatura, per portarti ai Monti Carmeli che Dio ha stabilito per te e che Gesù sia lodato. Amen. 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 Vogliamo pregare? Signore Dio, vogliamo ringraziarti per la tua parola e ti prego che il tuo spirito possa, Signore, portare a galla queste verità anche in quei momenti più difficili della nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, che tu ricevi gloria in tutto questo, e ti preghiamo per ognuno di noi qui, presenti e assenti, che vengano benedetti, Signore, da questo desiderio
di lodarti ed amarti, in gratitudine servirti per ciò che tu hai fatto in noi e in loro, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen.